Un giorno eravamo a casa e mio padre ha detto che saremmo andati in Nigeria. Lì c'era una donna e mio padre mi ha venduto. Quando ha preso i soldi mi ha detto di aspettare mentre andavo a comprare il pane. Io sono rimasto zitto e mio padre se n'è andato, è scappato. Avevo paura. E sfortunatamente abbiamo accolto ragazzi che sono stati venduti per 20.000 franchi, cioè circa 30 euro. Un minore su tre è vittima di traffico, a livello nazionale o internazionale. Il Benin è uno dei paesi che, tra virgolette, esporta più bambini che fondamentalmente vanno a finire in Nigeria, a lavorare la pietra, o finiscono nel Gabon, oppure in Congo. Ma ci sono anche tanti bambini del Togo, anche molti bambini della Nigeria, che transitano da un paese all'altro. Quando escono dal loro paese, questi ragazzi non conoscono la lingua dell'altro paese, non hanno alcun rapporto con la famiglia e quindi non valgono nulla e non hanno alcun diritto. Perciò in un paese straniero con questi ragazzi si può fare qualsiasi cosa, dagli abusi sessuali ai maltrattamenti, al lavoro forzato, senza alcun diritto, e a volte solo per poter mangiare una volta al giorno, se hanno lavorato. Alcuni ormai non sanno nemmeno chi sono. Alcuni addirittura dimenticano la loro lingua materna. Se se ne vanno dal Benin alla Nigeria quando sono molto giovani e li recuperiamo dopo 6 anni di traffico e di lavoro forzato, i bambini hanno perso completamente la loro identità. Il bambino non capisce più niente, si chiede: perché mi hanno fatto questo? E proprio quando le persone che dovrebbero proteggerli, le persone che dovrebbero tutelare la loro sicurezza, li vendono, è molto difficile accettarlo. Mio padre mi ha portato a casa di un suo amico e l'amico mi ha portato in Nigeria, a casa di una signora. La signora gli ha dato dei soldi. Il traffico non è una volontà dei bambini, ma lo subiscono, sono costretti. Quindi i bambini, invece di vivere un'infanzia felice e giocare, sono costretti a lavorare. Mi facevano pulire la casa e lavare i piatti. Facevo da mangiare, lavavo la biancheria, andavo a comprare e a vendere. Il traffico è una situazione nefasta e pericolosa per i bambini, perché uccide la speranza dei bambini. Il primo campo nel quale lavoriamo è l'identificazione del trafficante. Per questo noi lavoriamo nei mercati, soprattutto nella zona in cui ci sono i taxi. Proprio in questi taxi, spesso questi ragazzi sono spostati da un paese all'altro. Oltre ad identificare i trafficanti, cerchiamo di lavorare con le famiglie, perché a volte le famiglie non sanno che questi bambini sono stati venduti e sono vittime del traffico. La famiglia si sente dire dalla persona che viene a prodigarsi: lasciami tuo figlio, lo porto via con me, mi impegno a mandarlo a scuola, mi impegno a badare a lui come se fosse mio figlio. Quindi queste famiglie alla fine non sanno qual è il destino di questi ragazzi. La prima causa, che è chiara per tutti, è la povertà. Parliamo anche delle pessime condizioni di vita, dei genitori che non hanno neanche il minimo per vivere. Nell'ambiente rurale, comprare una penna per 150 franchi, 22 centesimi,
È un grosso impegno per i genitori, che non hanno nemmeno questi soldi per una penna. Un'altra causa è che la gente sa che è un affare redditizio. Non importa a chi può prendere questi bambini al mercato, farli salire su una macchina e portarli in un'altra città, o venderli, offrirli allo sfruttamento o al lavoro forzato. Si può passare facilmente da un paese all'altro, nessuno ti chiede i documenti e nessuno si ferma. Perciò trafficare è facile e per questo c'è gente che lo fa. Credo che un'altra causa del traffico sia che il codice penale attualmente in vigore in Benin non è molto chiaro su queste questioni. Difficilmente si prendono provvedimenti riguardo a questa realtà. Credo che la brigata di protezione dei minori potrebbe chiarirlo meglio. In Africa il traffico di bambini è un grave problema, una piaga che devasta i nostri paesi. Normalmente accogliamo una media giornaliera di 6 bambini vittime della tratta. Questi fenomeni vengono banalizzati. Socialmente non hanno molta importanza. Puoi picchiare tua moglie e non è molto grave? I bambini possono lavorare e si accetta che sia così? È difficile lottare contro tutto ciò. È una forma di schiavitù. È la schiavitù attuale, la schiavitù moderna. Il bambino non era contento dov'era. Non si abituava alla gente della casa. Quando un giorno la signora l'ha mandato a fare una commissione con sua figlia, ha colto l'occasione per scappare. Quando stavo andando via, ho visto una signora e le ho chiesto come raggiungere la frontiera. Lei mi ha detto di andare dove si prendono le moto. Un signore mi ha portato all'ambasciata del Benin e loro mi hanno portato al Ministero della Famiglia. Di solito questi bambini non tornano con granché. Quando si trovano in queste condizioni, normalmente tornano in uno stato miserevole. Lo Stato non ha strutture di accoglienza. Il centro Don Bosco è l'unico centro che gode di credibilità, che accoglie tutti i bambini. Anche i bambini che non sono di questo dipartimento sanno che il centro Don Bosco è lì. Mentono dicendo che sono di UEME per poter entrare nel centro Don Bosco. Hanno parlato con il padre e lui mi ha detto di venire al centro. La maggior parte dei bambini che accogliamo presso il centro Don Bosco non ha vissuto il rapporto madre-figlio. Perciò hanno una carenza d'amore, una carenza affettiva. La maggior parte dei bambini sviluppa forme di aggressività legate a ciò che hanno vissuto. Si può vedere in loro tutta la rabbia che covano dentro contro gli adulti, che li hanno costretti a subire questa situazione. A volte anche contro i genitori che li hanno lasciati andar via. Sono bambini che hanno difficoltà con la motivazione, perché essendo vittime del traffico non è stato permesso loro di pensare da sé. Sono sempre stati condizionati da qualche dovere, spesso sono molto scoraggiati.
Jules aveva il morale a terra perché si chiedeva se mai avrebbe potuto avere un futuro. Occorre motivarli molto e sostenerli per reinserirli in un processo di apprendimento. Innanzitutto devono recuperare la fiducia. Affrontare direttamente la causa della sofferenza che provoca più dolore. Dobbiamo procedere progressivamente. Noi aiutiamo il bambino ad aprirsi. Lo facciamo con il gioco perché è bloccato. Quando il bambino arriva, la prima cosa che ti chiede è di andare a scuola o imparare un mestiere. Si vede subito che è interessato al suo futuro. È un bambino che abbiamo accolto, non ha ancora cominciato ad andare a scuola. L'iscrizione è un po' complessa perché le lezioni sono già cominciate. Comunque alla fine il direttore ha accettato di accoglierlo. Proprio stamattina comincia ad andare a scuola. Sei contento? Che bello! Vai a scuola. Ora non vivono più per strada, non devono più lavorare, stanno con noi. Il vitto e l'assistenza sanitaria sono garantiti. Si trovano in un ambiente protettivo e gli si chiede: e tu cosa vuoi fare da grande? Sono motivati a stare contenti, a stare in famiglia, ad essere amati e accettati per ciò che sono e non per ciò che hanno. Il futuro migliore per un bambino è vivere nella sua famiglia. Anche se sono poveri, vogliono bene a questi ragazzi. E la povertà non ci può impedire di accogliere un ragazzino. L'amore, l'istruzione e l'ambiente familiare sono gli elementi per costruire un ragazzo. Ero così felice di ritrovare mio figlio. Ero commossa. Trafficare con un bambino è terribile. Non lo auguro a nessun genitore. Anche quando il bambino andava in vacanza con sua madre, il padre andava al paese della madre a far gazzarra. Il padre non voleva che il bambino stesse con sua madre. Voleva che gli dessero il bambino per trafficare con lui in Nigeria. Alla fine ci siamo rivolti al giudice dei minori, al presidente del tribunale, e il bambino è stato ufficialmente restituito a sua madre. Un ragazzino è stato vittima del traffico, un ragazzino che è stato venduto. Nessuno ha mai chiamato per nome questo ragazzino. Nessuno l'ha amato e o abbracciato. Con il tempo esiste la possibilità che questo ragazzino sorrida, cominci a giocare, sia in grado di parlare in pubblico, possa dire il suo nome, possa scrivere. Vale più di tutto l'oro del mondo e questo mi basta.